Carissimi amici web spettatori, carissime amiche web spettatrici, buonasera. Buonasera a tutti e a tutte, benvenute e benvenuti. Siete collegati in diretta con Salvo 5.0 Channel. Oggi è lunedì e come tutti i lunedì alle 19 un'intervista. Oggi sono particolarmente contento di avere questa persona che vi sto per presentare, perché oltre che essere un artista, un cantautore molto apprezzato in Italia e credo anche all'estero, adesso glielo chiederemo, è anche un caro amico che ho avuto la fortuna e il piacere di conoscere ormai qualche anno fa a Milano, ma poi ci siamo incontrati tante altre volte. E allora andiamo subito con la presentazione. Carissimo Luca, benvenuto e grazie di aver accettato il mio invito. Salvo, è sempre un piacere, buongiorno a tutti e grazie, è un piacere essere qui con te. Bene, bene, bene. Allora, oggi ragazzi vi dico subito che ci divertiremo, perché oltre a fare una bella chiacchierata di vari temi, ovviamente anche di temi che riguardano la politica, però avremo anche modo di godere appunto del fatto che Luca, oltre a essere un cittadino italiano e quindi un osservatore del mondo politico, è anche un artista e quindi lui ci farà ascoltare qualcosa anche dal vivo. Luca, ho visto che prima, proprio mentre andavi in onda con la sigla, è andato a prendere la sua chitarra e poi ovviamente ascolteremo qualcosa anche prendendo direttamente da YouTube. Ecco la chitarra, eccola lì. Andremo a prendere anche qualcosa da YouTube, perché fra l'altro proprio oggi, quindi veramente mai poteva essere un'intervista così tempestiva, ecco, oggi è uscito proprio il nuovo album di Luca Bassanese, che si intitola Cervelli in fuga, no scusate, si intitola... No, sì, allora è uscito il nuovo videoclip dal titolo Cervelli in fuga, la ballata dell'emigrante. L'album è uscito il 20 di marzo, che è uscito 10 giorni fa, okay. E oggi appunto è il giorno in cui esce ufficialmente questo nuovo videoclip, che praticamente racconta di questa fuga dei cervelli. Benissimo, io intanto sto mandando in onda invece la copertina dell'album, L'amore è sostenibile, ok, di cui la clip che è uscita oggi fa parte, giusto? Certo. Benissimo, benissimo. E diciamo il nuovo singolo che accompagna l'album, praticamente. Bene, cosa vogliamo fare? Scusami, il primo brano. Vai. Dimmi. No, purtroppo c'è un po' di ritardo, allora a volte ci si interrompe, non si riesce mai. No, ti volevo chiedere se magari per scaldare l'ambiente vogliamo partire subito con l'ascolto e la visione di questo video, che ne pensi? Oppure vuoi dire due parole di introduzione prima? Ma guarda, allora, prima se vuoi lo facciamo ascoltare e poi te lo commento, cosa dici? Va bene, perfetto, va bene. Allora, eccoci qua, andiamo subito a vedere da YouTube questo video che è proprio uscito oggi di Luca Bassanese. Dopodiché lui ci racconterà proprio la genesi di questa opera. Ecco qua il video. Siamo pronti ad emigrare, a partire e non tornare. Siamo pronti a respirare nuova aria nei polmoni, perché ci avete rotto la libertà. Tesoro, per niente facile come il lavoro. Sorridi fratello con gli occhi e col cuore, domani vedrai sarà un giorno migliore. Sorridi fratello con gli occhi e col cuore, domani vedrai sarà un giorno migliore. Nani, nana, nina, nina, nana. Nani, nana, nina, nina, nana. Si lamenta, è triste dover partire, ma sempre meglio che restare qui a morire. Italia dolce Italia, t'ho cercata, t'ho baciata, ma ora ti saluto, mia bella addormentata. Italia dolce Italia, t'ho cercata, t'ho baciata, ma ora ti saluto, oh mia bella addormentata.
questa è la ballata dell'emigrante. Nani nana, ninna ninna na. E questa è la ballata dell'emigrante. Nani nana, ninna ninna na. E questa è la ballata dell'emigrante. Nani nana, ninna ninna na. E questa è la ballata dell'emigrante. Nani nana, ninna ninna na. E tra i binari di un'altra stazione nascono i sogni, sboccia un amore. Chissà se i suoi occhi saranno lampare e i suoi capelli onde del mare. I suoi capelli onde del mare. E i suoi capelli onde del mare. Nani nana ninna ninna na. Nani nana ninna ninna na. Ma caro paese che mi lasci andare, chissà se un giorno mi vedrai tornare cantando una vecchia canzone d'amore. Lumare, lumare, lui è in Tulusule. 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 Italia dolce Italia, t'ho cercata, t'ho baciata, ma ora ti saluto, mia bella addormentata. Italia dolce Italia, t'ho cercata, t'ho baciata, ma ora ti saluto, mia bella addormentata. Italia dolce Italia, t'ho cercata, t'ho baciata, ma ora ti saluto, oh mia bella addormentata. Benissimo, beh, diciamo che come inizio non c'è proprio male, io non l'avevo ascoltato fra l'altro, giuro, non l'avevo mai ascoltato. Sai, di solito per le canzoni a volte, per diciamo farci familiarità, bisogna ascoltarle più volte. Invece già al primo ascolto devo dire che mi ha preso, complimenti. Ecco, Luca, ti devo chiedere scusa, ma io ho dimenticato di fare una cosa proprio doverosa per contratto e quindi devo assolutamente riparare al mio errore. Io apro le trasmissioni salutando il partner che ci consente di avere una connessione a larga banda. Non l'ho fatto in apertura, lo faccio adesso, chiedo scusa al nostro partner. Allora, Sitmar Satellite Communications è il nostro partner che ci permette di avere una connessione satellitare a larga banda, visto che da queste parti non esiste la fibra ottica, e quindi ci riuscite a vedere con questa qualità 720p in modo fluido grazie al fatto che ho una connessione a banda larga. Se volete maggiori informazioni potete andare sul sito www.sitmar.it e sappiate che c'è anche un pacchetto di benvenuto per voi. Se dite mi manda Salvo avrete 100 euro più IVA di sconto per l'acquisto del kit satellitare. Bene, era doveroso perché diciamo c'è un contratto con lo sponsor e quindi non potevo assolutamente dimenticarmene. Eccoci qua. Allora, com'è nata questa idea? E magari non so se vuoi dirci qualcosa, Luca, anche in merito alle altre persone che si vedono in questo video. Allora, questa canzone nasce praticamente da una collaborazione con artisti migranti pugliesi e abbiamo incontrato questi bravissimi musicisti, si chiamano Tela Murè e Tarantella Roots, sono Francesco Semeraro, Giovanni Semeraro e Francesco Rosa, e siamo andati io e Stefano Florio, produttore dell'album e produttore dell'etichetta indipendente Buona Onda, siamo andati a Parigi a registrare con loro questa canzone. Abbiamo voluto praticamente raccontare quella che è la migrazione dei tanti cervelli in fuga e di questi talenti che sono costretti praticamente a lasciare il loro paese d'origine per trovare altrove le opportunità, comunque per trovare ascolto altrove, in altri paesi lontani dall'Italia. Questa è un grande problema per il nostro paese, questa fuga dei cervelli. E niente, ho voluto raccontarla così come solitamente faccio, tramite una canzone. E quindi è nato prima questo inciso che abbiamo intitolato Cervelli in fuga,
e con questo corale lirico: siamo pronti ad emigrare, a partire, a non tornare, per poi andare appunto in questa ballata che è una pizzica pugliese, e appunto registrata proprio con questi musicisti. E poi in questa canzone potete aver ascoltato anche, no, è anche visto Silvia Girotto con questa sua splendida voce femminile che canta praticamente all'unisono con la mia voce. E questa è la ballata del migrante. Con Il Telamurè poi abbiamo fatto un bellissimo esperimento, perché quando siamo stati a novembre in Puglia, a Parigi, siamo stati al Cabaret Sauvage di Parigi e abbiamo praticamente fatto in anteprima questo brano che avevamo registrato precedentemente, e è stata anche lì una bellissima emozione, perché è stato un bellissimo pubblico, un migliaio di persone tra francesi e italiani, e abbiamo potuto così cantare in anteprima dal vivo assieme appunto ai Telamurè questo brano, ed è stata anche quella una splendida avventura, una splendida esperienza essere appunto in terra di Francia ed essere anche così ben accolti. Bene, bene, bene. Complimenti per l'accoppiamento, insomma. Le voci si amalgano molto bene. Vabbè, io non è che sono un esperto, quindi il mio giudizio vale zero. Però, diciamo, come fruitore, devo dire che l'accoppiamento delle voci è bello e poi è anche molto allegro, anche se il tema sicuramente non è proprio... non è che c'è molto da stare allegri. Ecco, chissà perché mi è venuto in mente cosa... Prego. Salvo, l'idea di aver utilizzato una pizzica... e qui appunto ne approfitto di quello appunto di quello che dici tu, no? L'idea di aver utilizzato la pizzica è perché la pizzica è una musicalità estremamente comunque solare, no? Ed è stato fatto appositamente proprio perché colui che parte non è colui che perde. Colui che perde è l'Italia che lo lascia andare, cioè il paese d'origine. Colui che parte invece parte comunque con davanti un cassetto di sogni da riaprire chiuso per troppo tempo. E quindi l'idea appunto di utilizzare comunque una canzone, una musicalità che fosse praticamente allegra, che fosse una musicalità di speranza in qualche modo, è proprio perché chi parte comunque va a cercare in qualche modo il suo nuovo mondo possibile. E quindi appunto questa taranta, questa pizzica è dedicata a tutti gli italiani che in questo momento si trovano all'estero e che sono delle persone, spesso quando mi è capitato di incontrarli sia in Francia, che sono persone splendide, che hanno una grandissima energia, che hanno sempre avuto una grande voglia di fare e vorrebbero poterlo fare nel proprio paese, ma non possono e quindi si sono trovati ad andare altrove. E per questo appunto abbiamo voluto sottolinearlo con una canzone in qualche modo felice, perché queste persone di per sé rappresentano comunque il nostro futuro sostenibile e futuro possibile. E quindi, siccome la canzone è cantata in prima persona in qualche modo dai migranti, no? Il migrante in qualche modo dice appunto: Italia dolce Italia, t'ho cercata, t'ho baciata, ma ora ti saluto, mia bella addormentata, e racconta come a volte appunto tra i binari di un'altra stazione nascono i sogni, nasce un amore, come accade spesso, succede appunto che chi poi va all'estero trova magari anche l'amore, quindi comunque è una nuova vita, è una nuova energia ed energia positiva, chiaramente. Ovvio che il lato negativo è per l'Italia, che si lascia sfuggire tutti questi cervelli che sono un bene prezioso per l'intero paese. Infatti, comunque, diciamo, c'è qualcuno che ci perde, se non la persona che va fuori, ci perde purtroppo il resto del paese, a perdere appunto i talenti che vanno via, purtroppo, ahimè. E ancora la vedo dura, ecco, per riuscire a riacciuffarli, e tutti quelli che sono andati via e chissà quanti ancora andranno. Ecco, Luca, mi viene in mente una cosa, anche se è completamente fuori tema, però te la devo fare questa domanda. Tu sei veneto, giusto? Sì. Tu sei veneto. Sì, sì, sì. Ecco, come hai vissuto? Io proprio stamattina ho visto in televisione che c'erano alcuni che parlavano del referendum, no? Per l'indipendenza del Veneto. E ho detto, ne ho parlato anche nel mio scappa alla diretta di stamattina, ho detto: cari fratelli veneti, voi avete individuato correttamente la malattia, cioè il problema dello Stato che ruba, lo Stato ladro che ci ha messo nelle mani dello straniero, eccetera. Ma secondo me la cura non è quella, perché la cura non è quella di staccarsi dall'Italia, ma casomai è di tutti insieme, dai fratelli veneti ai fratelli trentini, ai fratelli calabresi, sardi e siciliani, trovare una ricetta per vincere contro
chi ci ha svenduto ai gruppi di potere, alle lobby finanziarie, massoniche, eccetera, e vincere tutti insieme. Se tu ti stacchi dall'Italia, sicuramente risolvi il problema, ma è un po' come curare un cancro col bisturi, anziché cercare di riequilibrare tutto il corpo. Ecco, da Veneto, come hai vissuto questa cosa? Non so se sei andato a votare, come la vedi? Allora, guarda, io personalmente da Veneto devo dire che comunque sia ho sempre un gran rispetto per le persone che partecipano, no? Perché penso che la cosa fondamentale, la cosa più difficile oggi appunto è quel concetto di cittadinanza attiva di cui tanto abbiamo bisogno. Quindi di conseguenza quando le persone in qualche modo si preoccupano di qualcosa e agiscono, penso che sia sempre un fattore estremamente positivo. Quindi da un certo punto di vista ho gran rispetto per coloro che si sono comunque che comunque hanno espresso una loro opinione. Il problema chiaramente del Veneto, della situazione veneta, lasciando stare poi tutte quelle che possono essere comunque poi i partiti politici che in qualche modo vogliono mettere il cappello sempre dappertutto, no? Lasciando stare quella parte, diciamo, politica, io direi che comunque molti cittadini si sono espressi perché c'è non c'è un sentimento comunque di come poteva esserci in certo senso un tempo all'inizio della Lega, no? Quel sentimento del leon che magna il teron, no? Questo era lo slogan passato, no? E poi si è vista anche come è andata a finire appunto la Lega stessa. Ma credo appunto che ci sia comunque una sorta di sofferenza, no? che si vive in Veneto, e questa sofferenza in questo momento è stata espressa in qualche modo con questa sorta di votazione. E quindi quello che non sottovaluterei io è la sofferenza di per sé. Dall'altra parte mi trovi concorde sul fatto dell'unità d'Italia, perché l'ho cantata più volte anche sulla mia canzone Qui si fa l'Italia, si muore, prendendo come punti fondamentali i punti della Costituzione italiana, e quindi comunque sono d'accordo che le soluzioni, in qualche modo, che apparentemente possono essere facili, no? Sono talvolta delle vie di fuga e non delle vie invece per cercare qualcosa di costruttivo. Credo che comunque bisogna fare molto, e soprattutto per l'Italia stessa. Quindi ecco, potrei essere in qualche modo d'accordo in un certo senso di un modello in qualche modo che non faccia sfuggire troppo i soldi delle tasse altrove, no? Ma che in qualche modo le stesse regioni possano, come dire, gestire o perlomeno vedere quel patrimonio che in qualche maniera viene recuperato senza vederselo così svanire e fuggire dalle mani. E dall'altra parte non sono d'accordo appunto sul fatto di dire ok, usciamo completamente perché noi siamo veneti e non siamo italiani. Su quello proprio non c'ho dubbi sul dichiararmi praticamente italiano. Bene, ti ringrazio, ti chiedo scusa se la domanda magari ti è sembrata magari inattesa, però siccome non incontro tutti i giorni dei veneti, proprio stamattina guardando la televisione a colazione si parlava di questa cosa e quindi mi è venuto in mente. Comunque mi fa piacere perché vedo insomma che più o meno la pensiamo allo stesso modo, perché ripeto, diciamo il malessere che si sente in Veneto è comprensibilissimo. Fra l'altro è un malessere molto diffuso, non è che c'è solo in Veneto, c'è in tutta Italia. E quindi è questo che dico, cioè ragazzi, avete ragione, infatti ho detto fratelli veneti, ecco, perché io mi sento cittadino del mondo e mi sento fratello di qualunque altro essere vivente sulla terra. Quindi fratelli veneti, avete ragione a lamentarvi, ma forse dovremo trovare tutti insieme la soluzione, perché il problema non è il calabrese o il siciliano o il marchigiano, ma il problema invece è il fatto, il sistema monetario in cui ci troviamo, il sistema politico in cui ci troviamo. Quindi risolvere... Il sistema è molto più complesso, il sistema di quello che potrebbe essere sembrare. Io penso comunque che una buona parte di coloro comunque che hanno anche votato in qualche modo, e penso che abbiano in parte presente questo, perché sì. Comunque sia non siamo più ai primi tempi degli slogan leghisti, no? Nei quali appunto la colpa di tutti i mali era comunque dal poi in giù. Ecco, quindi quella fase in qualche modo penso che molti l'abbiano, come dire, sorpassata. Sì. E per questo dico che è da valutare con attenzione, no? Certo. Questo fenomeno che si è sviluppato. E credo per l'appunto
che sì, la cosa di cui c'è bisogno è fare uno sforzo chiaramente tutti assieme per riuscire a capire quali meccanismi scardinare, anche perché l'abbiamo capito oramai da un po' di anni che anche quando parliamo di malavita organizzata non è che parliamo di nord, di sud, di centro, ma parliamo di tutta l'Italia, perché comunque il problema dei rifiuti è il problema comunque che può partire dal nord, che poi ci abbiamo il tale personaggio che poi va a scaricarli al sud o che pure li porta in paesi dell'est, cioè la mafia è all'interno dell'economia purtroppo, quindi la malavita organizzata e la corruzione soprattutto è all'interno dell'economia, e l'economia purtroppo, anzi, non ha come dire un'appartenenza nord o sud, e spesso anzi i poteri dell'economia sono stati concentrati al nord più che al sud a volte, per parlare di borsa o di cos'altro. Quindi comunque sì, credo che appunto, come dicevi tu prima, ci sia ecco un malessere diffuso che non deve essere comunque sottovalutato o ridicolizzato. Questa è ecco, la cosa che mi sento di dire. Ah no, su questo perfettamente d'accordo. Ecco, allora, ti leggo un paio di commenti. C'è Cucubella che dice, sì Salvo, però i veneti in fondo non stanno facendo quello che vorremmo far noi nei confronti dell'Europa. La mia è una riflessione. E poi Andrea Pezzolato dice, io sono veneto e vi assicuro che nella mia provincia, Rovigo, non sapeva niente nessuno, a parte pochi. E infine, il punitore in Veneto non hanno capito qual è il problema, la sovranità. E vabbè, poi ci sono saluti di vari amici. Allora, a questo punto, Luca, visto che tu l'hai evocato, forse potremmo ascoltare, magari, se sei d'accordo, proprio il pezzo in cui tu parli del rifare l'Italia. E quello lì sì che l'ho ascoltato, e anche tante volte, perché, vabbè, è uscito un po' di tempo fa e poi mi piace da morire, quindi ogni volta che posso lo ascolto. Che ne dici? Oppure vuoi fare un pezzettino dal vivo con la tua chitarra? Decidi tu. Ma no, guarda, se lo vuoi far ascoltare, poi casomai facciamo il pezzo dal vivo, ma questo brano appunto è tratto dal mio penultimo album dal titolo La Rivoluzione, e per l'appunto si rivolge in prima persona al Presidente della Repubblica, no? Con questa forma in qualche modo, non dico satirica, ma anzi molto pragmatica. Bene, allora ascoltiamo di Luca Bassanese, Qui si rifà l'Italia o si muore. È una repubblica fondata sul lavoro. E allora Mario cosa dirà ai suoi figli a casa questa sera? Che qualcuno ha sbattuto il suo futuro fuori dalla storia, col sorriso di chi prende 500 volte la sua paga. L'Italia tutela il paesaggio, tutela la cultura, gettando litri e litri di cemento sopra la natura. Si finisce per inaridire il cuore della gente che di fronte alla cultura diventa indifferente. E pensare che tutti i cittadini sono uguali per la legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione. Ma se ti paghi un avvocato, trova lui la soluzione. Così il processo, come sempre, finisce in prescrizione. Io mi rivolgo a lei, caro Presidente, perché l'Italia per me è importante. Io mi rivolgo a lei come garanzia, lei che è il sigillo della democrazia. Io mi rivolgo a lei, lo faccio con passione. O qui si fa l'Italia o si muore. L'Italia è
invisibile e così sia. Ma purtroppo c'è chi ha un'idea un po' strana di democrazia. È ammalato di paura, vive di pane e di nostalgia. Col fucile alla finestra, ora in preda alla follia. Follia! L'Italia tutela la ricerca, ma prova tu a declamare questa frase davanti ad un portone dell'università. Lì dove uno studente non dorme tranquillo nel suo letto, ma per farsi ascoltare è costretto a vivere sul tetto. L'Italia ripudia la guerra, ma è uno stato di base. Sarà che dopo la liberazione siamo tutti un po' americani. E poi quando minacciano un paese con il quale siamo in affari, l'Italia è pronta a sacrificare i suoi figli militari. Io mi rivolgo a lei, caro presidente, perché l'Italia per me è importante. Io mi rivolgo a lei come garanzia, lei che è il sigillo della democrazia. Io mi rivolgo a lei, lo faccio con passione. O qui si fa l'Italia o si muore. Io mi rivolgo a lei, caro presidente, perché l'Italia per me è importante. Io mi rivolgo a lei come garanzia, lei che è il sigillo della democrazia. Con amore, o qui si fa l'Italia, o si muore, o si muore, o si muore, o si muore. Cacchio, io confermo, fra tutti i pezzi tuoi che conosco, questo è il mio preferito. Ogni volta che l'ascolto mi piace sempre di più. Complimenti, veramente, veramente stupendo. Allora, andiamo a sentire cos'è che dicono i nostri amici. Il punitore, peccato che l'Italia sia stata unita da banchieri e massoni. Giovanni Melle, mi dispiace di sentire, ma l'Italia non è stata mai fatta geograficamente. Cioè, scusate, non è stata mai fatta, punto. Geograficamente forse, giusto come l'Europa. Adesso anche il nord è diventato sud e il sud è rimasto una subcolonia. Alè. Se in Veneto proclamano sovrani o no è la stessa cosa, se stanno nello stesso sistema monetario, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, insomma, abbiamo suscitato un po' di curiosità su questo tema. Allora, Luca, come è nato questo pezzo? Vabbè, l'argomento è chiaro, insomma, sicuramente è nato dal tuo amore per questo paese. Quindi dal punto di vista temporale, quando è che è stato fatto? L'anno scorso, un anno e mezzo fa? Beh, l'album La Rivoluzione è uscito praticamente 2 anni fa circa. Okay. E ho sempre scritto assieme a Stefano Florio. Quest'album appunto in qualche modo parlava, questo era uno dei brani, diciamo, fulcro, no, dell'album stesso. E quindi ci piaceva in qualche modo fare un ragionamento cercando di essere il più possibile intellettualmente onesti su quella che era appunto la situazione, che è la situazione italiana, no? E partendo dai principi della Costituzione, per poi svilupparli e vedere come appunto dei principi che sono fondamentali, come quelli del lavoro, della cultura, in realtà siano tutt'altro che, come dire, presi in considerazione, comunque rispettati come principi. E qui poi apriva la canzone poi successiva, che era la casta, no? La casta, questa cosa oleastra, appiccicosa e conformista, che non sai come lavare. Ce la fai dal vivo? Ce la fai dal vivo un pezzo della casta? Ti va? Faccio un accenno alla casta. Un accenno, dai. La casta è...
La casta, questa cosa oleastra, appiccicosa e conformista, che non sai come lavare, pulire, smacchiare, è la casta. Questa cosa oleastra, appiccicosa e conformista, che produce figli suoi, e tu non ci sarai mai, e tu non ci sarai mai, e tu non ci sarai mai. Non è facile da spiegare ciò che per istinto naturale chiameresti cancro del sistema. La casta, assai chi lega, è una voce che canta in coro, una massa in un corpo solo. Non è proprio bella da vedere, poiché la casta è il potere. La casta, questa cosa oleastra, appiccicosa e conformista, che non sai come lavare, pulire, smacchiare, la casta. Questa cosa oleastra, appiccicosa e conformista, che produce figli suoi, e tu non ci sarai mai, e tu non ci sarai mai, e tu non ci sarai mai. Grande, bello questo accenno, mi piace anche proprio questa cosa del pezzo cantato così live. Ecco, magari la qualità ovviamente non siamo alla Rai, non c'è il sync tra il video e l'audio, comunque un'idea sicuramente l'abbiamo fornita. Ecco, a proposito, è la prima volta che fai l'idea live con chitarra e voce? No, è successo qualche altra volta con il mio carissimo amico Matteo Cerasuolo, Mahat. No, il risultato, cioè, va bene, dal punto di vista audio si sente abbastanza bene. No, ma non lo dicevo per... Ah no, scusa, non ho capito la domanda. Mi piaceva pensare che avessimo battezzato, come dire, questa diretta live anche dal punto di vista audio e acustico con la chitarra. No, mi dispiace, ma non posso darti questo piacere perché è già successo. Non ho questo privilegio. E ovviamente non mi piace prenderti in giro, quindi avrei potuto risponderti di sì, ma non sarebbe stata la verità. quindi... Bravo, invece la verità vince sempre. Ah, no? Questo è sicuro. Guarda, sono veramente contento però del risultato. Ovviamente manca il sync, perché visto che andiamo via satellite c'è poi il ritardo del hangout eccetera, sicuramente non è come in televisione, quindi magari l'audio arriva un po' prima, un po' dopo rispetto al video, però credo che il risultato complessivo sia comunque apprezzabile, perché comunque si capisce che stavi suonando dal vivo, e quindi credo che sia... Ecco, infatti vedi, sì. Dom De Goody dice bravo, Andrea Pezzolato, Luca, sei l'erede di De André, complimenti, ammazza che investitura. Beh, credo che anche se... Tu pensa, Salvo, che io praticamente iniziai a cantare, soprattutto a suonare, dopo che un insegnante delle medie mi fece praticamente ascoltare La Guerra di Piero. Allora io ricordai di avere il disco con all'interno La Guerra di Piero tra i dischi dei miei genitori. Quando tornai a casa, andai a cercare tra i vinile che avevo a casa e trovai appunto questo disco che era il volume 3 di Fabrizio De André, con all'interno praticamente la canzone di Marinella. Io avevo poi un disco particolare, perché al posto del Gorilla io nel volume 3 avevo il Pescatore. Ecco, quindi era un'edizione un po' particolare che conservo ancora con molta gelosia, tanto che se vai anche nel sito viadelcampo.com, che è il sito dedicato a Fabrizio De André, trovi la copertina con scritto by Luca Bassanese, appunto, che io la diedi a Gianni Tasso, che è il grande collezionista di Piazza del Campo a Genova. Sì. E insomma, e da lì iniziai il mio amore assoluto verso appunto questa figura di Fabrizio De André, ma soprattutto, sai per cosa? Per il suo percorso umanistico collegato alla musica, cioè il fatto di cercare di non essere mai fondamentalmente di moda, ma di raccontare attraverso una musica che è quella con la chiara matrice popolare, raccontare e fotografare il mondo che ci circonda, no? Cercando di fare un discorso ogni volta nuovo, cercando di essere il più possibile onesti intellettualmente e ogni volta anche mettersi in gioco e cambiare. E questa è una cosa che Fabrizio André ha saputo sempre fare, dal disco, dal volume 3, per passare poi saltando di qualche anno appunto a Storia di un impiegato, per poi andare invece a dischi come Nuvole o Anime Salve, o addirittura appunto dischi completamente in dialetto come Causa de Ma. Cioè il fatto di raccontare e di non essere per forza sempre uguali a se stessi, cosa che invece la musica spesso pop e non popolare fa, perché cerca di omologarsi.
E quindi credo che questo racconto sia esemplare non soltanto dal punto di vista musicale, artistico, musicale, ma che sia la stessa cosa che dal punto di vista politico-sociale. Cioè, se nella politica noi siamo, ci omologhiamo e si rimane lì sempre, come dire, dietro determinate ideologie, difficilmente poi si riesce a raccontare una nuova storia, no? E questa è una cosa nella quale credo molto, riuscire in qualche maniera a essere sempre fondamentalmente liberi con i propri pensieri. Bello. Allora, intanto devo dirti, caro Luca, che i nostri spettatori e le nostre spettatrici stanno apprezzando molto questa chiacchierata amichevole fra di noi, con qualche intermezzo musicale, live o no. E ti dico che c'è una domanda molto specifica da parte di Fabio Massimo Nanni, che desidera sapere se quando tu accordi lo strumento parti dai 440 o dai 432 Hz. Ammazza che allora, è specifica la domanda. No, ma capisco anche la domanda, perché tendenzialmente c'è questo concetto appunto che i 440 Hz per alcuni non sono più consigliabili come frequenza, dal momento che alcuni hanno appurato che tendenzialmente non sarebbe una frequenza che crea beneficio, ma sarebbe meglio appunto il 432, per vari motivi. Adesso io sono un po' superficiale nel raccontare questa cosa, non vado nel dettaglio, diciamo, anche perché fondamentalmente non ho questa conoscenza così approfondita. Io sinceramente accordo in 440 Hz. Sì, è una cosa molto tecnica, devo dire, questa come domanda, anche se mi incuriosisce molto questo fatto delle frequenze. Ma addirittura penso, Salvo, che se noi andiamo nel mondo orientale, ad esempio, l'accordatura di uno strumento è fatta tendenzialmente in base al maestro. Guardiamo la musica indiana, no? Ci sono varie scuole di pensiero, anche perché l'accordatura comunque vuol dire, come dire, i 440 Hz di cui parliamo sono comunque delle frequenze, quindi il suono che ne proviene da queste frequenze è qualcosa che colpisce il nostro corpo, no? E quindi di conseguenza è qualcosa che può essere anche curativo. Ad esempio, appunto, soprattutto in Oriente, la musica è stata concepita in molte scuole di pensiero come qualcosa di curativo per il corpo. E allora non ci sono soltanto, ad esempio, le 12 frequenze che noi usiamo, e quindi il do, re, mi fa, sol, la, si, do, compresi, iesis o bemolle, ma non sono queste 12 note, ma è una musica composta anche su molte altre frequenze, no? Perché il concetto è stato quello di considerare, ad esempio, il beneficio che poteva fare la musica sul corpo. Questo è comunque è un argomento molto, molto interessante, perché appunto quando noi cantiamo, quando noi facciamo musica, comunque lanciamo delle frequenze, e che sono quelle, oltre alla parola, oltre al testo, sono quelle che arrivano al corpo, no? Ed è per questo che la musica ha un potere enorme, perché la parola attraverso la musica può arrivare là dove a volte tanti discorsi non riescono proprio ad arrivare. Ma guarda, vedi, come faccio io a non essere innamorato di questa passione della comunicazione che mi permette di apprendere delle cose fantastiche? Grazie alla domanda che ci ha fatto il nostro amico, dove è finito adesso? Ecco, Fabio Massimo Nanni. Mentre tu parlavi, mi sono preso la briga di andare su Google a cercare e ho scoperto che appunto 440 Hz viene detta anche la distorsione degli illuminati, mentre 432 Hz è la frequenza armonica dell'universo. Quindi, insomma, c'è una spiegazione dietro, diciamo, importante, che poi questi 8 Hz di differenza possono fare veramente una differenza. Cioè, è chiaro che a orecchio forse non si sente, o ci vuole veramente un orecchio molto fine per cogliere gli 8 Hz di differenza fra i 4,40 e i 4,32. Diciamo che solitamente quando accordiamo uno strumento, c'è un range, no, di nel quale praticamente non è mai i 440 esatti quando viene accordato, no? Esatto. Può essere 448, 333, capito? Certo. Comunque è difficile che quando si accorda uno strumento, per quanto si utilizzino anche degli apparecchi per accordarlo, quindi degli accordatori, come in questo caso io ho un accordatore qui con me, ma è difficile appunto fare esattamente, quindi non è così grande questi 8 Hz, però appunto qui è tutto un dibattito, è tutto un discorso molto aperto, no? Tra
tra chi ama la musica e soprattutto chi invece chi la vede anche dal punto di vista proprio delle frequenze, no? Io sono un artista popolare, quindi mi piace vivere, mi piace che farmi buttare addosso la musica come una sorta di coperta, di vestito, dove talvolta così ricoprirmi nei momenti di sconforto oppure nei momenti di gioia, ecco. E la musica la vedo così, come un bellissimo vestito che ti viene dato, che ti viene suggerito in qualche modo, e con questo vestito puoi anche apprendere cose nuove. E questo vestito spesso è anche intriso di parole, no? Specialmente nella musica d'autore, e io credo molto anche nel suono della parola, ad esempio. E le parole non sono mai tendenzialmente messe a caso, quindi io ad esempio cerco sempre delle parole che in qualche maniera siano, come dire, cerco di andare alla radice, no? E quindi utilizzare anche i linguaggi che sono talvolta propri dell'infanzia, cosa che ho fatto ad esempio nel brano L'acqua in bottiglia. Nel brano L'acqua in bottiglia, che poi divenne una sorta di inno appunto per il movimento, per il grande movimento dell'acqua pubblica, certo. Che praticamente, come dire, questa canzone faceva in modo di raccontare questo giovane uomo del futuro, la scoperta di questo giovane uomo del futuro di fronte appunto a un fiume, di fronte a quest'acqua che gli parlava, che gli raccontava di tre lontane. Questo giovane uomo del futuro a un certo punto nella canzone esclama: ed io che pensavo che l'acqua nascesse già in bottiglia, che meraviglia! Ed ecco che attraverso lo stupore, la meraviglia, quindi il linguaggio proprio dell'infanzia, come dire, possiamo in qualche maniera portare ad una trasformazione, no? Portare a qualcosa di nuovo. Noi abbiamo necessità e bisogno di una poetica che si tolga dalle solite parole e che vada a riappropriarsi delle belle parole, come ad esempio la parola amore, la parola bellezza. Ad esempio la parola bellezza è una parola abusata, no? Se io metto la parola bellezza su Google, sulla ricerca, tendenzialmente trovo comunque tette, culi o comunque giù di lì, no? Se invece per mia nonna, invece la parola bellezza, quando mi stringeva a sé, era ben altra cosa, no? Certo, certo. Che bello. Guarda, sono veramente felice di questa intervista, Luca, perché intanto mi stai facendo ricordare, parlando del pezzo L'acqua in bottiglia, proprio l'occasione in cui ci siamo conosciuti. Eravamo davanti al Pirellone a Milano, proprio a fare pressione, diciamo, con tutti i ragazzi del Movimento dell'Acqua. Io lì conobbi te e Domenico Finiguerra nella stessa occasione. Io lo conoscevo di nome, lui all'epoca era ancora sindaco di Cassinetta di Lugagnano, lì conobbi lui e te, e poi mi ricordo che alla fine della manifestazione venne a romperti le scatole, facemmo due chiacchiere e poi ci siamo incontrati, mi pare, a Roma la volta successiva e poi vabbè anche tante altre volte. E quindi veramente, diciamo che io l'immagine che adesso mi veniva alla mente nel pensare a te nelle manifestazioni era quando appunto a Roma tu venisti giù con il forfone, sì, con quello lì di polistirolo, sì. Sì, sì, è vero. Era in gomma piuma, ma ti fermavano tipo ogni 5 minuti. È vero. Per paura che tu avessi praticamente una forca vera. È vero, è vero. Guarda, ce l'ho in cantina, devo prenderlo quel forcone e metterlo magari qui in studio, ogni tanto lo mostro, perché ce l'ho ancora tutto intero, nonostante uno dei poliziotti... In quei casi sei stato un antesignano praticamente del movimento dei forconi. Sì, ma vabbè, diciamo che c'era già qualche embrione, diciamo. Comunque sì, è vero. E quel giorno lì a Roma fui fermato, penso, almeno una ventina di volte da vari agenti di polizia, carabinieri, Digos, forse anche Eurogendfor, chi lo sa. Ma fui fermato veramente tantissime volte. Perché ovviamente era il mio amico Claudio, per questo forcone l'ha fatto un mio carissimo amico di Vigevano che si chiama Claudio Pizzolo, l'ha fatto talmente bene che nonostante fosse di gomma piuma sembrava vero, il manico era di cartone, sembrava veramente vero, e il forcone era proprio fatto di gomma piuma, ovviamente dipinto, e sembrava vero. Infatti fin quando poi non lo prendevano in mano vedevano che pesava niente, e addirittura uno me lo stava anche spezzando in due, non si rendevano conto, dice: ma dove vai tu in giro con questo coso? Quindi veramente mi ha fatto ammetto che per la volta anch'io lo toccai per vedere se era vero o no, non so se ricordi, ma appunto, guarda, arrivati in Piazza San Giovanni poi toccai il forcone. Peccato, guarda, ci metto, in effetti ci metterei 5 minuti ad andarlo a prendere, no? Chissà se faccio in tempo, se mando un pezzo ad andare giù in cantina, ma no, lo mostrerò però un'altra volta, perché in effetti mi hai fatto pensare che è un trofeo. Aspetta, prendo un altro trofeo importante. Vai, vai. Ecco qui. Vabbè, questo è il glorioso trofeo che tu ti sei inventato. Ecco. Quello che... Quanti è che ti hanno chiesto
In quanti ti hanno chiesto cosa fosse questo marchingegno galattico? Me l'hanno chiesto in migliaia. Venuto dallo spazio. Sì, me l'hanno chiesto in migliaia e fra l'altro devo dire, non l'ho inventato io, ma l'ha inventato il mio grandissimo amico Massimiliano Pierini di Viterbo, che non smetterò mai di ringraziare. Alla fine... Questo è l'esempio della fantasia dei popoli. Esatto. La fantasia esatto. dei popoli e la creatività riesce ad andare oltre ogni cosa. Sì. E niente, quindi, allora, aspetta che poggiamo il bastone di Mosè, così l'abbiamo chiamato con Massimiliano, il nostro bastone di Mosè. E guarda, comunque sì, voglio andare a... non ce la faccio stasera, perché purtroppo tra salire, scendere, aprire il lucchetto, e ci metto un po' di tempo. Però prometto ai miei web spettatori, alle web spettatrici, che un'altra volta, magari, o quando ci rincontreremo ancora con Luca in diretta, o magari in altre occasioni, vi mostrerò il famoso forcone... di polistirolo e gomma piuma, ecco, veramente stupendo. Intanto vedo che qui sul discorso dei 432 Hz ci sono persone veramente molto esperte. Ecco, Andrea Pezzolato mi dice: Salvo, se chiedi a Marco Bonifacio Di Marzo ti spiega tutto matematicamente, è tutto legato alla matematica. E in più qualcuno diceva anche: se tu ascolti la stessa canzone a 432, a 440, ti rendi conto che a 432 è più gradevole. Beh, quindi, insomma, qua mi sa che bisogna... Non ci resta che provare. Non ci resta che provare, eh sì, per forza, dobbiamo assolutamente provare. Oh, senti... Vuoi che ti canti una canzone dal vivo o vuoi mettere l'acqua in bottiglia? Decidi tu. Dai, facciamo prima un pezzettino dal vivo, dai, un pezzettino dal vivo. Un pezzo dal vivo, dai. Allora, questo pezzo ha per titolo, questo brano ha per titolo L'Uomo Medio, fa parte sempre del mio ultimo album dal titolo L'Amore Sostenibile, è praticamente la quinta traccia. Vai, okay? Vai. L'Uomo Medio è un essere umano che fa le scelte in silenzio sul divano. Non si schiera, non prende posizione, ma in ogni cosa vuole sempre aver ragione. Ma in ogni cosa vuole sempre aver ragione, sempre, sempre. L'uomo medio non è una specie rara, e l'Italia è un poco la sua casa. È insoddisfatto, attende la rivoluzione, ma la sua guerra è tra computer e le poltrone. Ma la sua guerra è tra computer e le poltrone. La piazza per lui è troppo di sinistra, mentre al bar può anche essere fascista. Lui non vuole la carota nel bastone, sta dalla parte in cui è meglio aver ragione. Se lui non vuole la carota nel bastone, sta dalla parte in cui è meglio aver ragione. Uomo medio, mi sa proprio che per te non c'è rimedio. Uomo medio, di sicuro, t'alzi solo quando l'acqua tocca. L'uomo medio, se sei a scuola e non lo trovi dentro ai tuoi libri di storia, per lui quel giorno lì non c'era, ma di certo una preghiera dedicato a chi ha vinto quella sera. Lui quel giorno lì non c'era, ma di certo una preghiera dedicato a chi ha vinto quella sera. La piazza per lui è troppo di sinistra, ma con sua moglie può anche essere fascista. Lui non vuole la carota nel bastone, sta dalla parte in cui è meglio aver ragione. E lui non vuole la carota nel bastone, sta dalla parte in cui è meglio aver ragione. Uomo medio, mi sa proprio che per te non c'è rimedio. Uomo medio, e di sicuro, tacci solo quando l'acqua tocca, solo quando l'acqua tocca, solo quando l'acqua tocca il culo. Stupenda, non l'avevo sentita questa e mi piace, veramente carina, molto molto carina. Complimenti Luca. Grazie, e ti giro anche tanti complimenti che arrivano in chat su YouTube, eh?
Ecco, bello, grazie. Quindi veramente sono molto contenti. Ecco, Meetup Max dice: grande canzone L'acqua in bottiglia. Ringrazio Luca per questa canzone stupenda. La ascolteremo, è promesso, la ascolteremo. E a proposito, mi piacerebbe molto ascoltare anche il remake che tu e Cornacchione avete fatto di un classico, Ho visto un re. Che dici? Ce la spariamo subito adesso o vogliamo temporeggiare un po'? Guarda, è stato bellissimo interpretare questo brano con Antonio Cornacchione, che lui si è prestato veramente con grande maestria a fare questo brano, che è un omaggio a Dario Fo e a Enzo Iannacci. Certo. Penso che questa canzone venne scritta da Dario Fo per lo spettacolo Ci ragiono e canto, uno spettacolo fatto con i Cantacronache. Negli anni, praticamente eravamo negli anni 70, e poi un po' prima degli anni 70, perché nel 68 poi venne proposta Canzonissima da Iannacci e venne scartata in quanto una canzone troppo scomoda in qualche modo, ma spesso certo. ciò che l'istituzione boccia, poi il popolo invece rende sovrano, no? E quindi comunque questo pezzo è diventato un inno praticamente di quei brani che sono uno sberleffo per i potenti. E quindi abbiamo deciso di reinterpretare questo brano, perché poi nell'album descriveva perfettamente il medioevo in cui ci troviamo attualmente, no? Da un certo punto di vista socio-politico e culturale. E di conseguenza poi ne è venuta quella versione che puoi vedere poi appunto sul videoclip. Allora che fa? Lo mandiamo in onda? Ce lo spariamo subito? Vai, dai. Mandiamo in onda. Eccola qui. Ho visto un re di Dario Fo e Enzo... Enzo? Iannacci. Che è scemo. Enzo Iannacci è reinterpretata, rivisitata da Luca Bassanese e Cornacchione. Eccola qui, a voi. Bambino la mettevo sempre nel jukebox. C'era nei jukebox e c'era là questa canzone qui. E io... Ma nei jukebox del bar proprio? Sì, del bar. Sì. Ma quindi era un pezzo popolare, cioè si sentiva Ho visto un re che piangeva seduto sulla sella. Piangeva tante lacrime, ma tante che bagnava anche il cavallo. Povero re e povero anche il cavallo. Sì, beh, è l'imperatore che gli ha portato via un bel castello di 32 che lui cena. Povero re e povero anche il cavallo. Ah beh, sì, beh. Ho visto un vento, scusa? Ho visto un vescovo. Ah beh, sì, beh. Anche lui piangeva, faceva un gran baccano, mordeva anche una mano. La mano di chi? La mano del sacrestano. Povero vescovo e povero anche il sacrista. Sì, beh. Dai, ma è il cardinale che gli ha portato via una pazzia. Oh, povero Cristo. 32 che lui cena. Povero vescovo e povero anche il sacrista. Sì, beh. Ho visto un ricco. Mi scusè? Ho visto un ricco. Un ciù. Sì. Ah, beh. Il tapino lacrimava su un calice di vino. Ed ogni goccia andava dentro al vino. Sì, che tutto l'annacquava. Povero tapin. E povero anche il vino. Vabbè, dai. Il vescovo, il re, l'imperatore l'ha mezzo rovinato. Gli han portato via tre case e un caseggiato.
di 32 che lui c'era. Povertà Pin. E povero anche il vino. Sì, beh, ah beh, sì, sì, dai, dai, dai. Dai su, conta su, conta su, dai, dai. Ah beh, sì, beh, ah beh. Visto un bilancio. Ce l'avevi, scusè? Un contadino. Ah beh, sì, beh, ah beh, sì, beh, ah oh. Il vescovo, il re, il ricco, l'imperatore, persino il cardinale l'ha mezzo rovinato, gli ha portato via la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cachi, la radio transistor, i dischi di Little Tony, la moglie, e poi chi c'è? Un figlio militare. Ah beh, sì beh. Gli hanno ammazzato anche il maiale. Pover Purcell. Nel senso del maiale. Sì beh, ah beh, sì. Ma lui no, ma lui non piangeva, anzi ridacchiava. Ma sale mat. No, il fatto è che noi villan, che noi villan, e sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. Fantastica. Fantastica. Ti è piaciuta la salvo? Sì, moltissimo, veramente, veramente divertente. La canzone, insomma, la conosciamo tutti, questo si può dire un classico, ma vedertela recitare, ecco, perché questo per me è proprio recitazione. Insieme a Cornacchione, che è un altro simpaticone, io lo vidi dal vivo una volta a Rai per una notte, da Santoro, la prima puntata, quando speravo che Santoro volesse fare il giornalista vero, poi purtroppo invece ha ricominciato a fare la solita televisione, però Rai per una notte a Bologna fu veramente un'esperienza meravigliosa e c'era anche Cornacchione fra gli ospiti, quindi quella fu l'unica occasione in cui lo vidi dal vivo e fu divertentissimo. E anche in questa interpretazione qua, insomma, è stato veramente, veramente molto, molto simpatico, quindi divertente, e onori ovviamente a Enzo Iannacci e a Dario Fo per aver fatto questo pezzo, insomma, che credo sia, faccia parte proprio del, come si può dire, dell'immaginario collettivo, insomma, cioè credo che non ci sia un italiano che non abbia conosciuto, sentito e canticchiato, perché poi non riesci a star zitto ad ascoltare, devi anche andargli appresso, insomma, soprattutto nella parte finale. E poi la parte più carina è quella del Purcell, nel senso del maiale, quella mi fa morire. Poi considera che di questo brano praticamente non esistevano ancora delle versioni reincise, no? Nel senso di discograficamente parlando, nel senso che varie sono state le versioni fatte in duetto, tipo, non so, ci sono delle versioni dal vivo fatte con Gaber e Iannacci, c'è una versione con Antonio Albanese, Adriano Celentano, Enzo Iannacci, Giorgio Gaber, però incise su un album non erano ancora state fatte, perché sembra un brano semplice, ma in realtà è molto molto complesso. Noi abbiamo cercato, e qui è stato magistrale Stefano Florio nel rifare gli arrangiamenti, di mantenere la stessa impostazione originale completamente, seguendo tutte quante le metriche, però senza perdere comunque la naturale, diciamo, essenza che aveva il brano, che era cantato quasi in maniera molto libera da Enzo Iannacci sopra. Certo, sopra abbraccio, abbraccio probabilmente. Quindi, è stata un'avventura, però mi sembra che il risultato poi sia comunque soddisfacente. No, è gradevolissimo, è stupendo il risultato, ma scherzi, veramente carino. Poi ecco, devo dire che appunto si nota anche il divertimento che tutti voi avete avuto nel produrlo, come non solo voi due interpreti, ma anche tutti coloro che vi hanno aiutato nella realizzazione. Quindi è stato veramente un bel lavoro. E a proposito, complimenti anche a chi ha montato il video, perché aver deciso di mettere anche alcune immagini, diciamo, di backstage, diciamo così, certo, è stata un'idea molto azzeccata. Quindi veramente complimenti, certo, anche a lui, certo, a lui o a lei. A proposito, chi è il montatore del video?
Il video, la regia è stata fatta da Michele Piazza. Michele Piazza, quindi complimenti a Michele Piazza per appunto per la regia e per il montaggio del video. Ecco, sento che ti suona il telefono, c'è qualcuno che può rispondere o sì, vuoi andare a rispondere? C'è un telefono in lontananza che sta squillando, io direi lasciamolo squillare. Lasciamolo squillare, va bene, siamo in diretta in questo momento, il telefono una volta tanto non ha la priorità, ecco. Allora, d'altra parte siamo come dire in home, no? Quindi sì, di conseguenza sì, sì. In casa così è. Assolutamente. Come dire, un colloquio tra amici. Ma certo, no, ma guarda che se tu pensi che possa essere urgente e vuoi rispondere, non c'è problema. Io ti chiudo l'audio per tutelare. Ok. Oh, ecco, adesso vedi, arriva un messaggio anche a me, quindi proprio mi sa che si sono messi d'accordo. Mi sa che a me ha mandato un messaggio quello che a te ti ha chiamato, per vedere se siamo veramente in diretta, chi lo sa. Va bene, allora, cos'è che volevo dire? Ecco, mi dicono comunque, in chat... Guarda, io volevo dire, dimmi Salvo, dimmi. Sì, ti dico questa cosa e poi mi dici. Allora, in chat mi dicono, Salvo... chiedi a Luca di aiutarti a contattare Cornacchione così magari lo intervisti. Non è brutta come idea. Tu hai il contatto, immagino. Perché no? Potresti provare a chiedergli se per caso è disponibile una chiacchierata su questo canale? Ma guarda, facciamo in modo che tu glielo chiederai direttamente, così vediamo. Bene, magari lui sicuramente non mi conosce, se tu però gli fai una presentazione, gli spieghi che sono un tuo amico e che insomma qui ci divertiamo così con una cosa molto molto, come si può dire, friendly, ecco, magari pensa che si divertirà anche lui e verrà, chi lo sa. Chi lo sa, dai, quindi faremo il possibile, dai. Va bene. Io lo dirò subito a Stefano Florio, che così lui sicuramente contatterà poi Antonio. Va bene, allora cos'è che stavi per dirmi? Ci siamo un attimo... No, che ti volevo dire che praticamente in contrapposizione con l'uomo medio, fortunatamente esistono comunque i sognatori. Sì. E quindi nell'album, la traccia che c'è praticamente di subito conseguente all'uomo medio è per l'appunto i sognatori. E vorrei accennarti questo piccolo... darti un breve ascolto di questo brano, lo faccio così in diretta. Okay? Vai. E a questo punto, visto che ci abbiamo degli amici collegati, che so che sono collegati dalla Riviera Paleocapa di Padova, lo dedichiamo direttamente a loro che ci stanno ascoltando in questo momento. Benissimo, allora dedicato a questi amici nella Riviera di Padova. Sempre non smettano mai di sognare. I sognatori non muoiono mai, come non possono morire i sogni, che non li ammazzano neanche i ricordi, perché domani qualcosa cambierà. E i sognatori non muoiono mai, e se ne vanno in fila per 10, che anche contro i mulini a vento chi sogna sempre, sempre vincerà. Bum 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 batte il cuore, bum 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 fa rumore, perché il futuro lo cambia soltanto, lo cambia soltanto l'amore. Bum 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 batte il cuore, perché il futuro lo cambia l'amore, che rivoluzione! Za 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 caramazza za, za 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 caramazza za, za 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 caramazza za, caramazza za za za, za 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 caramazza za, za 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 caramazza za, za 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 caramazza za, caramazza za za za, za 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 caramazza za, za 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 caramazza za, za 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 caramazza za, caramazza za za za. Bene, bene, bene. Il titolo di questo qui è Il Sognatore? I Sognatori. I sognatori, al plurale, i Sognatori. E beh, d'altronde mi viene da parafrasare la frase di Albert Einstein, e così ci facciamo entrare anche un po' di scienza, ma Einstein è uno scienziato molto particolare, che diceva
solo chi è talmente pazzo da pensare di poter cambiare il mondo prima o poi ci riesce. E credo che questa cosa abbia qualcosa in comune con chi sogna, insomma, perché chi sogna magari prima o poi riesce a realizzarlo. Anche uno, uno scienziato, cioè la scienza di per sé, comunque sia, fa parte comunque di, per me fa parte comunque delle arti, no? Cioè qualcosa di che di estremamente artistico, nel senso, il vero scienziato è colui che comunque vede con grande poesia il mondo. Io credo che siano tre i pilastri dell'essere umano, no? I tre pilastri dell'essere umano sono la mente, sono il corpo, ma è anche il cuore, no? Quindi penso che questi siano i tre pilastri che anche dal punto di vista scolastico dobbiamo sempre rispettare. Per troppo tempo noi abbiamo coltivato in qualche modo la mente, in parte il fisico, con l'educazione fisica, che spesso però viene lasciata, non viene fatta come si dovrebbe nella sua anche complessità, no? E il cuore viene spesso lasciato da parte, non vengono fatti i corsi di immaginazione, casomai vengono fatti, i bambini viene dato da disegnare in maniera così libera, ma dei veri propri, un vero e proprio sviluppo della creatività non viene purtroppo fatto, cosa che invece è fondamentale. Chiaro che anche nelle scuole vi sono comunque dei professori che questa cosa l'hanno ben presente, che nonostante tutto, come grandi sognatori, come i sognatori di cui parlavo prima, riescono, nonostante l'istituzione, a poter trasmettere e educare e non soltanto a dare un sapere prettamente nozionistico. E quindi credo molto in questo, credo molto anche nel far musica, nell'andare a cercare di unire questi tre pilastri fondamentali. E per questo la mia musica spesso ha anche una matrice allegra, si può anche ballare, no? E dai concerti ci sono molte persone che durante il concerto ballano la musica oltre che ascoltare le parole, perché tendenzialmente cerco sempre di legare la mente, il cuore e il corpo e la fisicità. Ecco, questi secondo me sono elementi fondamentali, non dobbiamo dimenticarceli. Il mio sogno è vedere un professore di matematica che insegna assieme a uno scultore e fa vedere come la matematica applicata su di un corpo, su di una massa di gesso, può divenire un'opera d'arte, no? Quindi questo unire la scienza con l'arte, per me è un tutt'uno. Andando avanti in quest'epoca moderna noi abbiamo, come dire, diversificato le cose, ma in realtà, come diceva giustamente Fabrizio De André, dobbiamo stare attenti perché sennò rischiamo di avere dei cinghiali laureati in matematica. Esatto. Senti, mentre parlavi mi veniva in mente un personaggio che io, per mia ignoranza somma, ho avuto modo di conoscere molto recentemente, ma che non è una persona proprio giovanissima. Sto parlando di Silvano Agosti. Non so se tu l'hai mai incontrato, se lo conosci, se hai ascoltato qualcuno dei suoi pezzi, ma credo che quando parlavi di scuola, di come dovrebbe essere fatta l'istruzione, se avessi ascoltato le tue parole, insomma, sarebbe molto molto d'accordo con te, perché lui ha una visione della scuola. Guarda, e dell'istruzione. Ti racconto un fatto. Io mi trovavo un po' di anni, 5-6 anni fa, mi trovavo a Roma, ero andato giù per un'intervista da Giuseppe Vota di Radio Re International, e mi ricordo che il giorno dopo, il giorno seguente, avevo voglia di incontrare qualcuno, qualche altra persona con la quale parlare, discutere, e tra i nomi che mi venivano in mente furono appunto Nanni Moretti oppure Silvano Agosti, perché comunque il nome di Silvano mi era sempre rimasto in mente dopo alcune interviste che avevo visto. E pensati, quel giorno, andando verso la fermata della metropolitana Ottaviano, mi accorsi praticamente che il cinema Azzurro Scipioni di Silvano Agosti era a poca distanza sia dalla metropolitana ma anche dall'abitazione in cui ero in quel momento. E di conseguenza andai davanti al cinema e trovai Silvano Agosti che era lì davanti con un amico. Io mi fermai e gli dissi: ciao Silvano, non ci conosciamo, sono passato di qui perché avevo voglia di incontrarti, di vederti e regalarti alcuni miei CD. E sono un cantautore e mentre lì parlavo, a un certo punto lui mi disse: sì, ricordati anche che prima di tutto sei un essere umano. mi disse queste parole, tanto che se tu vai a vedere appunto anche nella mia biografia, spesso io scrivo anche Luca Bassanese, cantante, attore, scrittore, ma prima di tutto essere umano, no?
Ah, quindi adesso questa, sappiamo questa, l'ispiratore è Silvana Agosti, allora, di questa frase. L'ispiratore della frase prima di tutto essere umano è Silvana Agosti. Beh, oh, ma che bella scoperta che ho fatto. Hai visto? Io mi rendo conto solo imparando di quanto sia grande l'ignoranza di ciascuno di noi, ma soprattutto parlo a titolo personale, perché fino a 2 settimane fa non sapevo dell'esistenza di Silvana Agosti, sebbene avessi visto qualche pezzo del suo film, quello in cui c'è quel bambino piccolo di 9-10 anni che parla del sesso. Ecco, devo aver visto un documentario, non lo so, comunque ho visto ampi stracci. Il documentario sul sesso con il bimbo è una cosa meravigliosa. Esatto, esatto. Sì, perché appunto lasciare una telecamera per quel bambino, quando si raccontò davanti alle telecamere di Silvano, riuscì a farlo con grande naturalezza ed è incredibile, è un momento di cinema bellissimo. Infatti, quindi io avevo visto quel pezzo, ma non sapevo dell'esistenza di Silvana Agosti. Poi, non mi ricordo come, ci sono capitato per caso in uno dei suoi video e mi sono innamorato di questo personaggio. Ho detto, ma quanto sono ignorante, come ho potuto vivere 47 anni senza sapere dell'esistenza di quest'uomo? Infatti anch'io, la prossima volta che vado a Roma andrò a cercarlo perché voglio proprio parlarci. A parte che gli ho mandato un'email, ma non mi ha ancora risposto, spero lo faccia presto. Mi piacerebbe molto intervistarlo, perché anche lui è un altro di quelle persone che proprio trasmette sentimento, trasmette onde cerebrali, amore, a gogo, veramente. È un'altra di quelle persone stupende che fanno questo paese qualcosa di straordinario. Quindi veramente, io ecco, quando penso a persone così, dico che fortuna essere nato italiano. Ecco, anche se poi abbiamo tante altre sfortune, purtroppo. Senti, noi avremmo, riguardo alla playlist, diciamo, che ci siamo preparati, abbiamo l'acqua in bottiglia e poi Fuck Austerity. Cosa vogliamo fare? Quale delle due vogliamo spararci adesso? Ma cosa dici? Mettiamo l'acqua in bottiglia, visto che l'avevamo citata poc'anzi. Dai. Legata, la ridedichiamo a tutto il movimento dell'acqua, che è un movimento che tuttora esiste, che tuttora c'è e che continua ad andare avanti, cercando appunto di ripubblicizzare l'acqua laddove, come dire, è stata privatizzata, e continua soprattutto a diffondere quella che è la cultura dei beni comuni e del bene comune. Quindi un movimento che è stato fondamentale, che è fondamentale, e che dobbiamo continuare a seguire anche tramite il forum dei movimenti per l'acqua pubblica. Ecco, a questo proposito permettimi di fare una lieve divagazione, ma neanche tanto. Proprio oggi si cominciava a discutere in Parlamento della modifica del titolo quinto che questo governo criminale vuole fare, e la modifica del titolo quinto serve proprio per permettere allo Stato di espropriare le utilities, quindi che sono le aziende municipali o regionali che detengono il potere dell'acqua. Ecco, oppure anche del gas e della luce. Quindi attenzione, guardate che se passa questa modifica del titolo quinto potranno svendere al miglior offerente francese, cinese, indiano o tedesco le nostre utilities. Sono centinaia e centinaia di miliardi di realtà locali, soprattutto comunali ma anche regionali, che se passa questa modifica ci potranno togliere di mano. Quindi veramente anche questo brano dell'acqua in bottiglia non potrebbe essere più attuale, visto che proprio in questi giorni proveranno a stuprare la nostra Costituzione e a rendere espropriabili da parte dello Stato le utilities locali. Quindi Luca Bassanese, l'acqua in bottiglia. Seduto lungo il fiume rimango ad osservare. L'acqua scorre lenta ed inizia a raccontare di terre lontane, boschi, prati e fiori, di mulini a vento, gioie e dolori, vortici e sassi, cascate d'oltremare. E mentre mi racconta non riesco più a capire. Ed io che pensavo che l'acqua nascesse già in bottiglia, che meraviglia! Che meraviglia, che meraviglia! L'acqua non nasce nella bottiglia. Che meraviglia, che meraviglia, l'acqua non nasce nella bottiglia. Che meraviglia, che meraviglia, l'acqua non nasce nella bottiglia. Che meraviglia, che meraviglia, l'acqua non nasce nella bottiglia. Che meraviglia, che meraviglia, l'acqua non nasce nella bottiglia. C'è chi dice che l'acqua è di tutti, c'è chi risponde ma siamo in tanti. E allora avanti, e tutti in fila finché ce n'è. Ma se poi qualcuno grosso, magari conta te stelline addosso, mettesse l'acqua dentro ad un pozzo e la tenesse tutta per sé,
ed io che pensavo che l'acqua nascesse già in bottiglia. Che meraviglia, che meraviglia, l'acqua non nasce nella bottiglia. Che meraviglia, che meraviglia, l'acqua non nasce nella bottiglia. Ma se l'acqua cade giù dal cielo e poi sale, sale dal terreno, e chi può dire se la bevo che quell'acqua non è per me? Non è che forse su nel cielo esiste il mare di qualcuno che l'ha comprato e adesso vuole e l'acqua tutta per sé. Alla mia sinistra tutti quelli che non bevono l'acqua, alla mia destra tutti quelli che pensano di poter vivere senza bere l'acqua, i restanti cantino con me all'1, 2, 3. Che meraviglia, l'acqua non nasce nella bottiglia. 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 Musica! Che meraviglia, l'acqua non nasce nella bottiglia. 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 Grazie, grazie. Grazie di cuore. Seduto lungo il fiume rimango ad osservare, l'acqua scorre lenta ed inizia a raccontare. La prendo tra le mani pensando al mio domani, la bevo tutta in fretta poi corro da te. Beh, questo è... per questo brano ho proprio un affetto particolare perché, come abbiamo detto anche prima, è proprio il brano che mi ha permesso di conoscerti, quello che tu hai cantato sotto al Pirellone quando protestavamo contro Forminchioni, contro Formigoni, diciamo che tentava di prenderci per i fondelli, lui e tutta la giunta regionale lombarda, ecco. Poi abbiamo fatto il referendum, l'abbiamo vinto, ma non è cambiato assolutamente nulla, hanno continuato comunque a privatizzarla perché in Italia... il referendum è una cosa teorica, poi la pratica purtroppo va da tutt'altra parte. Comunque, come hai detto tu, appunto, grande sostegno, solidarietà e vicinanza a tutti i movimenti per l'acqua che hanno fatto veramente storia in questo paese, nonostante purtroppo i risultati. E continuano comunque a farla, per dirti appunto, anche a breve ci saranno... per esempio ci sarà una festa dell'acqua dove io farò una partecipazione... L'ho segnalata sul sito internet, guarda, te lo dico in diretta, quando sarà esattamente, sì. E non voglio, come dire, commettere errori di date, e questa è una delle tante feste che viene fatta, che vengono fatte comunque per continuare a portare avanti la cultura appunto dei beni comuni e cultura dell'acqua pubblica. E, io sarò qui, allora, sto andando, eccolo qua, il 18 maggio a Marano Vicentino. Ci sarà questa festa dell'acqua che verrà fatta tutto il giorno. Io farò questa partecipazione nel pomeriggio, quindi per chiunque vuole venirci a trovare, ma questa è una delle tante che vengono fatte appunto in giro per l'Italia per dire appunto che il movimento dell'acqua continua, è vivo e vegeto, continua a andare avanti e continua a portare avanti quel concetto che si legge, si scrive acqua, ma si legge democrazia. Esatto, quindi 18 maggio, vuoi ripetere la località per favore? Allora, Marano Vicentino. Marano Vicentino, 18 maggio. Bene, festa bene. Dell'acqua. Quindi è per tutto il giorno del 18 maggio. Luca sarà presente con il suo intervento, diciamo nel pomeriggio. 18 maggio, Marano Vicentino, festa dell'acqua. Quindi mi raccomando, per chi è in zona o per chi intende fare una gita, insomma, maggio è proprio la stagione più bella per muoversi. Se desiderate andare da quelle parti, sappiate che il 18 maggio a Marano Vicentino c'è una festa dell'acqua. E nel pomeriggio ci sarà anche un intervento di Luca Bassanese, che immagino come minimo eseguirà questa canzone, sicuro. E magari anche qualcun altro. Come minimo. E beh, credo che poi, sia... Poi, no, per chiunque, chi voglia venire a trovarmi, comunque invito ad andare nel sito internet,
che è lucabassanese.it, e lì si possono trovare appunto tutti gli appuntamenti che presenti in programma. E c'è un evento particolare, no, che sarà il 26 di aprile, che ci tengo a ricordare particolarmente, perché il 26 di aprile al presidio, no, dal Molin a Vicenza, verranno praticamente inaugurati gli orti collettivi. Io terrò un concerto di presentazione ufficiale del mio nuovo album, per l'appunto, eccolo qui, L'amore è sostenibile. E con l'occasione appunto della promozione, tu hai messo il... Sì, ho messo, ecco, il tuo sito, ho messo il tuo sito, adesso facciamo vedere anche la copertina. Questo sito internet, chiaramente cliccate sulla bandiera italiana, perché appunto altrimenti andate nelle versioni, nelle brevi versioni francese e inglese. E quindi il 26 appunto aprile facciamo questa inaugurazione del presidio dal Molin con gli orti collettivi. Sarà un modo per stare assieme, per parlare di OGM, e poi nel contempo, nel pomeriggio, praticamente nel contempo in cui si farà questo incontro sugli OGM, ci sarà anche per i più piccoli, per i bambini, la possibilità di visitare appunto gli orti e di imparare in qualche modo a toccando anche con mano, fare una sorta di lezione su quelle che sono le coltivazioni che verranno scelte, piantate sul terreno nel quale appunto sorge il presidio dal Molin. Ecco che il presidio dal Molin continua a diventare comunque un punto, una testimonianza per contro appunto ogni logica di guerra, e diviene quindi sempre atto appunto a portare avanti quello che è un concetto di vita, no? Questa, per questo l'idea appunto di trasformare anche questo terreno che qualcuno di voi saprà, ma ci tengo a ricordare, è un terreno che è stato comprato da molti attivisti. Tra questi appunto parti del terreno sono stati comprati dalla comunità San Benedetto, ma dallo stesso Don Andrea Gallo, che vorrei sempre ricordare, perché il grande Don Andrea, il grande Andrea poi Gallo. Altri pezzi, porzioni di terreno comprati da Dario Fo, e insomma, e da molte altre persone, da tutti gli attivisti che hanno sempre dato il loro contributo fondamentale, importante, facendo questa sorta di... ecco, Don Andrea diceva una cosa bellissima, no? La carità è importante quando diventa una carità liberatoria e non diventa una carità semplicemente un dare del denaro per pulirsi la coscienza, ma diventa liberatoria quando ci si mette in gioco, quando si mette in gioco se stessi. Questa è una bellissima cosa che ricordava sempre Don Andrea Gallo. Ecco, anche noi, e comunque il presidio, il movimento dal Molin vuole essere appunto liberatorio nel dare alla città la possibilità di una visione altra da quella delle logiche di guerra, creando comunque una cultura di pace, e proprio la cultura di pace si fa talvolta anche coltivando, e quindi portando avanti un pensiero appunto legato strettamente alla natura, e che non è altro di qualcosa di correlato a quella che è la qualità della vita. Da distinguersi da quel prodotto interno lordo che viene considerato in ogni formula economica e commerciale, quando in realtà invece noi dovremmo pensare appunto al nostro benessere interno lordo, che è ben altra cosa. Assolutamente. E dire che questo concetto, la prima volta, appunto di parlare di qualcosa di alternativo al prodotto interno lordo, l'ha espresso il fratello di John Fitzgerald Kennedy negli anni 60, quindi non è un concetto nuovo, eppure in 40 anni, in 50 anni... In realtà l'espresse Bob Kennedy. Sì, appunto. L'espresse Bob Kennedy, se non sbaglio, ad un incontro in Arkansas. Sì, ma era gli anni 60. Anni 60. Negli anni 60, dove lui poi finiva appunto questo suo, diciamo, intervento dicendo che il PIL misura tutto tranne se siamo degni o no di essere cittadini americani. Ecco, io vorrei estendere questo concetto dicendo: il PIL misura tutto tranne se siamo degni o no di essere cittadini del mondo. Penso che questa cosa la condividerai, visto che anche tu ti ritieni prima di tutto cittadino del mondo. Assolutamente, assolutamente. Ma dico, il mio cruccio è che sono passati oltre 50 anni e ancora non siamo riusciti a cambiare questa cosa qua, cioè ancora oggi si misura tutto in PIL, e addirittura c'è stato un aggravante rispetto agli anni 60, cioè in cui la finanza è ormai diventata il fulcro delle nostre società, l'unica cosa sono i soldi, fare soldi con i soldi, e invece del benessere, della felicità non gliene frega niente a nessuno. Molti pensano... Scusami se ti ho interrotto. No, figurati. Vai. No, volevo dire appunto che d'altra parte, se determinate argomentazioni non entrano poi nella coscienza collettiva,
difficilmente ci può essere un cambiamento. Ecco perché, ad esempio, ho intitolato l'album L'amore è sostenibile, proprio per dare l'idea di come la sostenibilità, secondo me, è concetto fondamentale e anche concetto che è un superamento di ogni destra, di ogni sinistra come concetto, no? Nel senso che comunque è una forma, come dire, si può andare verso un sistema sostenibilista o verso un cosiddetto sostenibilismo, no? E se riusciamo ad estendere il concetto di sostenibilità, che vuol dire comunque qualcosa di qualcosa che si rigenera e che dura nel tempo, no? Questa è la sostenibilità, no? Se riusciamo a, come dire, ad estenderlo anche ai sentimenti, allora sì che probabilmente ci sarà un vero e proprio cambio di coscienze e anche comunque una nuova sorta di politica, una politica che diventa in qualche modo anche poetica, no? Che recupera una sua poetica. E qualcuno mi ha sottolineato anche che parlare di poetica della politica, si potrebbe parlare anche di una politica un po' più etica, proprio per qualche modo giocare sulle parole, no? Ecco che appunto se riusciamo ad estendere i nostri concetti anche alle sensazioni, quindi in questo caso comunque al concetto dell'amore, allora sì che si può veramente creare una vera e propria rivoluzione che diventa proprio nelle coscienze, no? Che qui si radica e porta avanti dei concetti, dei contenuti nel tempo che poi possono portarci anche a un nuovo umanesimo. Eh sì, guarda, stavo riflettendo sul fatto che poco prima di andare in onda mi ha scritto un messaggio il mio carissimo amico Giampaolo Polinelli, che saluto, per dirmi: Salvo, ma non hai specificato che Luca Bassanese non è un politico ma è un cantante? E io ho detto, vabbè, a parte che se ti vai a leggere bene l'evento Facebook si capisce, ma comunque la politica è tutto. Cioè noi oggi sì, abbiamo ascoltato degli stupendi brani musicali, dei video eccetera, ma comunque stiamo facendo politica, perché non è che il cantante è qualcosa che si può vedere come una realtà avulsa dalla politica. Cioè la politica purtroppo è una cosa, cioè purtroppo, forse per fortuna, è una cosa che come si può dire, è l'ambiente dentro il quale ci muoviamo. Quindi come si fa a dire è un cantante? Se andiamo all'origine comunque del termine politica, può arrivare comunque a considerare la politica, cioè il cittadino nel pieno dei suoi diritti, dei suoi doveri, contrapposto allo schiavo o talvolta allo straniero. Quindi colui che in qualche maniera è cittadino nel pieno dei suoi diritti, dei suoi doveri, in una maniera o nell'altra, soprattutto con le proprie scelte, fa politica. Cioè, quindi oggigiorno il problema più grande, che non ce ne accorgiamo, quando parliamo ad esempio dei talk show alla televisione, è che i programmi che fanno più politica di tutti sono per l'appunto quei programmi che apparentemente sembrano di intrattenimento, Uomini e Donne, e la Clerici su Rai 1, e i programmi di Rai 2, delle Piazza, i Pacchi. Questi sono programmi che fanno politica perché comunque creano un determinato tipo di cultura. Quindi quando si fa cultura, si fa politica. Nessun praticamente uomo di cultura, che sia di cultura intesa nel senso classico del termine, e quindi una cultura più atta all'esperienza o comunque all'elevazione dello spirito, o che sia una cultura legata all'intrattenimento, nessuno può esimersi dal fatto di fare politica. Quindi di conseguenza tutti noi facciamo politica, anche la persona che in questo momento, quella che magari tendenzialmente pensa di fregarsene di tutto e di tutti, ma andando in questo momento in un supermercato a scegliere determinati prodotti, in quel momento fa politica, in quanto cittadino nel pieno dei suoi diritti, dei suoi doveri, lei, quella persona in quel momento fa comunque un'azione di scelta e quindi un'azione di scelta politica. Esattamente, esattamente. Credo che questa ormai è una cosa che, insomma, tutti noi che siamo, diciamo, in forme diverse, cittadini attivi, credo che questi siano concetti abbastanza condivisi ormai. Ecco, poi ognuno nel suo campo. Quindi voglio dire, come faccio a dire, è un cantante, quindi cioè, alla fine appunto stiamo facendo politica. Certo, io se devo scegliere fra il modo di fare politica, con tutto il rispetto per Maria De Filippi, però se devo scegliere tra il modo di fare politica di un programma tipo Amici, lì come si chiama, è quello che stiamo facendo noi, vabbè, è chiaro, troppo facile, però voglio dire, preferisco quest'ultimo, onestamente. Poi... Guarda, Salvo, la differenza sostanziale, io, guarda, tendenzialmente, io non, come dire,
talvolta il confine è molto labile, no? Però la differenza sostanziale è una su tutte. Un conto è dire, raccontare alle persone ciò che ci si vogliono sentire dire, ok? Quindi un conto è fare un racconto alle persone di ciò che le persone vogliono sentirsi dire, un conto invece è raccontare quello che si crede veramente nel profondo, raccontare le proprie esperienze, i propri sentimenti. Io quello che cerco di fare con la mia musica, con le mie canzoni, quello che cerco di fare io assieme a Stefano Flori, il mio produttore e coautore, è nel fare degli album, raccontare attraverso la musica praticamente qualcosa, cioè una narrazione, un racconto che è un nostro percorso umano e umanistico. E non è certo qualcosa che la gente per forza voglia sentirsi dire. Quindi di conseguenza a volte può risultare anche in parte scomodo, ma secondo me questa è la funzione prima di tutto anche dell'arte. Cioè il fatto di farti fare comunque un'esperienza. Io ho fatto un'esperienza, ti racconto la mia esperienza e nell'ascolto, che in quel caso non può essere mai un ascolto semplice, facile, immediato, tu comunque fai un passaggio, no? E io quando leggo un libro pretendo, dopo averlo letto, di non essere più la persona che ero prima di averlo letto. Che mi sia piaciuto o meno, questo libro deve avermi portato comunque ad una trasformazione. È questo di cui abbiamo bisogno, di raccontarci cose che ci portino a delle trasformazioni, raccontarci storie di vita vera, di vita reale, non racconti e narrazioni semplicemente atte a un mero intrattenimento che ti dice ciò che tu vuoi sentirti dire. Questo non porta a nessuna trasformazione, a nessun cambiamento, anzi, in quel caso, quel tipo di intrattenimento ti blocca, ti ferma, ti immobilizza, e quindi è qualcosa di estremamente, secondo me, deleterio, ma anche criminale nei confronti dell'umanità stessa. Eh sì. Allora, io farei una cosa, Luca, visto che alla fine, ridendo e scherzando, siamo arrivati alle 20:32. Cioè è già da 1:32 che stiamo intrattenendo i nostri adorati spettatori e noi stiamo facendo questa piacevolissima chiacchierata. Se tu sei d'accordo, io a parte continuerei a chiacchierare un attimino anche poi per salutarci, direi che sarebbe carino avere ancora un pezzo fatto live da parte tua più mandare il video di Fuck Austerity. Decidi tu in che sequenza, in che priorità. Allora guarda, io ti canto prima questo brano, prima andiamo con un lento, no? Che è questo, che è, diciamo, è il brano che dà titolo all'album. Questo brano ha per titolo L'amore sostenibile, che è omonimo, cioè praticamente è il nome omonimo dell'album. È un brano che ho scritto sognando praticamente mia madre, ed è un brano che in qualche maniera, nel quale ho unito l'amore per la propria madre a quello che in qualche modo è l'amore per la madre terra, no? Ed è un brano contro il consumo indiscriminato di tutto e di tutti. L'amore è sostenibile. Bene. Anna, non ti preoccupare, siamo come foglie in un cortile, e se il vento ci sarà ostile, abbraccia, non c'è altro da fare, ma non scambieremo i nostri sogni con misere proposte commerciali. Sapremo ridipingere il futuro per un domani in cui non si è più soli. Non voglio consumarti, voglio amarti adesso e per i giorni che verranno. Non voglio consumarti, voglio amarti così che il nostro amore possa vivere in eterno. Abbiamo secoli di libri, di poesia, l'intelligenza e la nostra fantasia. Anna, il tempo non aspetta, ci vuole in piedi alla sua porta. Porta qui con te tutti i giornali, li riempiremo di sogni quotidiani. L'odio non sarà più lui il padrone, l'invidia avrà un'altra occupazione. Saremo io e te persone nuove per poterci ancora respirare. Non voglio consumarti, voglio amarti
adesso e per i giorni che verranno. Non voglio consumarti, voglio amarti, così che il nostro amore possa vivere in eterno. Non voglio consumarti, voglio amarti, adesso e per i giorni che verranno. Non voglio consumarti, voglio amarti, così che il nostro amore possa vivere in eterno. Abbiamo secoli di libri, di poesia, l'intelligenza e la nostra fantasia. Anna, non ti preoccupare, siamo come foglie in un cortile, e se il tempo ci sarà ostile, abbracciami, abbracciami. Stupenda, bellissima, bella. Grazie. Anna, quindi la tua mamma si chiama Anna, evidentemente. Sì. Deve essere, la tua mamma è ancora in vita, sì? Sì, ecco. Devo dire che anche lei si è, quando l'ho creduta la prima volta, chiaramente, dire, c'è stata una sorta di forte emozione. Lo immagino, ecco. Se mi permetti, ecco, un abbraccio virtuale alla tua mamma, dillo, un mio amico ti abbraccia senza conoscerti, ma ti conosce attraverso il mio pezzo, ecco, veramente. Complimenti, molto molto grazie, toccante, molto delicato, mi piace molto, sia dal punto di vista musicale, vabbè, anche le parole, stupende. Ecco, mi piacerebbe essere un artista per fare qualcosa del genere per la mia mamma, però vabbè, magari le faccio ascoltare questa qui, anche se la mia mamma non si chiama Anna, ma si chiama Cetti. Bene, complimenti. A volte Salvo, le canzoni, come dire, si scrivono, no? Per poi appartenere agli altri che le ascoltano o che le fanno diventare proprie. Certo. Bella, molto delicata. Caspita, devo ammettere, così come prima ho ammesso candidamente che ho vissuto 47 anni senza conoscere Silvana Agosti, adesso ammetto che io conosco solo una piccola parte della tua produzione, ma devo subito colmare questa enorme lacuna, perché vedo che ogni pezzo nuovo che sento mi piace tantissimo, quindi intanto, ecco, comincerò ad ascoltare tutti i pezzi, appunto, di questo stupendo album che si intitola L'amore è sostenibile, e che invito tutti voi, carissimi amici, carissime amiche, di procurarvi. A proposito, come è possibile averlo? Immagino sia su iTunes, e anche esiste la versione in CD presso le discoteche, i negozi di dischi. Su iTunes si può trovare, come su Amazon o su altri portali, appunto, in versione digitale. Altrimenti, se si vuole la versione fisica, io consiglio sempre comunque la versione fisica, perché, come dire, è qualcosa di materiale che si può anche toccare, no? E comunque c'è il packaging di cartone, insomma, si può tenere anche in macchina con sé. E anche se non sono contrario chiaramente all'utilizzo del digitale, che comunque può portare alla sua diffusione, ed è importante anche questi mezzi nuovi. Comunque, per acquistare il CD in versione fisica si può andare direttamente sul mio sito, c'è comunque l'indirizzo sulla parte praticamente, ti dico esattamente dov'è, guarda, sono qui davanti al sito, ci sono i punti vendita, lì si può trovare un numero di telefono o anche tramite il mio Facebook, c'è un numero di telefono diretto al quale si può ordinare, oppure andare dentro a questo portale che si chiama Freecom Music, e dove si può acquistare liberamente tramite contrassegno, capite, insomma, varie modalità ci sono per acquistarlo, ma abbiamo fatto questa info line, cioè questo numero diretto, così tranquillamente chi vuole procurarsi il CD può telefonare, ci sarà Valeria che risponde direttamente e può fare in modo di far arrivare il CD nella maniera migliore possibile. Bene, ecco, io sto mandando in onda in questo momento proprio la pagina punti vendita CD, libri, audiolibri, e comunque avete anche sentito dalla viva voce di Luca la spiegazione di come è possibile avere, appunto, se come lui giustamente invita, volete avere la versione, diciamo, materiale, quindi con la copertina in cartone, il disco, eccetera. Mentre se siete più tecnologici e vi accontentate di avere la versione digitale, la trovate, appunto, su tutte le varie piattaforme presso cui è possibile, appunto, scaricare i brani. Ecco,
Guarda, io sono veramente molto molto contento, me l'aspettavo, infatti l'ho detto anche appunto a Giampaolo, i miei amici che mi chiedevano appunto notizie di questa diretta, ho detto ragazzi stasera sarò veramente molto contento perché non sarà una semplice chiacchierata ma sarà qualcosa che ti tocca il cuore e non mi sono sbagliato, devo dire, diciamo che giocavo sul sicuro, ecco, in questo caso perché ti conosco, ti dico, io non ho la fortuna di conoscere molti artisti dal vivo, ecco, uno sei tu, un'altra è la mia carissima amica Giuseppina Torre, mia concittadina di Vittoria in provincia di Ragusa, che è una stupenda compositrice di pianoforte, che è stata insignita per 2 volte di seguito del Los Angeles Music Award negli Stati Uniti. In Italia ancora è poco conosciuta, invece ogni volta che va a Los Angeles in America fa centro, ha vinto il Los Angeles Music Award l'anno scorso e anche quest'anno. E quindi insomma, vedi come a volte questi talenti non li riconosciamo per come dovremmo riconoscerli, no? Ecco, quindi, anzi, se tu non la conosci se tu non la conosci ti invito a cercarla in rete, perché anche lei, Giuseppina Torre, è veramente una meraviglia della natura, veramente. E poi ho l'onore di conoscere anche il sassofonista che ci invita a tutto il mondo, Francesco Cafiso, anche lui mio concittadino. Lui ha suonato con i migliori jazzisti del mondo, insomma, veramente una persona eccezionale. E infine, permettimi di ricordare anche il mio grande amico Riccardo Arrighini, anche lui pianista, si occupa di jazz e si è inventato, diciamo, questo genere misto, musica classica e jazz. Ecco, diciamo che credo di non dimenticare nessuno, ecco, di artisti, insomma, di livello, ecco, elevato, ecco, poi ne conosco tanti altri che suonano, si divertono, ma di persone, insomma, che sono conosciute molto in Italia e anche all'estero, annovero solo voi 4 e sono veramente molto felice di avere questo rapporto proprio amicale, proprio diretto con te, con Giuseppina, con Francesco e con Riccardo. Quindi è chiaro che quando l'opportunità di avere la possibilità appunto di fare delle 2 chiacchiere con voi, vado sul sicuro, insomma, perché sicuramente le emozioni dal punto di vista artistico e anche dal punto di vista proprio delle vibrazioni di un confronto, insomma, sono assicurate, ecco. E spero con questa intervista di aver condiviso le emozioni che ho provato io anche con i nostri web spettatori, che ecco, ti do un freddo dato statistico, insomma, abbiamo avuto una punta di 82 connessioni simultanee, che vista l'ora non è male. È chiaro, quando faccio le puntate la sera, il mercoledì, sono a volte anche 300 o 400, ma per un'intervista delle 19 non è male, ma comunque questo per quanto riguarda le connessioni in diretta, ma poi ci sono molti di più che guarderanno la registrazione e questo ovviamente dipende anche da te, se mi aiuti a spargere il link naturalmente del video. Sarà fatto sicuramente. Ecco. Ecco, vedi, Andrea Pezzolato dice, fra l'altro Andrea, se non ricordo male, è quello che ha detto di essere veneto. Anch'io non avevo mai sentito Luca, bravo, complimenti, ti aggiungerò molto volentieri alla mia playlist. Ecco, vedi, quindi... perfetto, vedi. Anna Bullano dice, grazie Luca, hai ragione, tu l'hai scritta, ma chi l'ascolta la fa sua. Come hai aperto con Anna, mi è parso che fosse mio marito a parlarmi attraverso le tue parole. Perché fra l'altro si chiama appunto Anna, la web spettatrice che ha scritto questo commento, quindi nel suo caso era ancora più facile perché anche il nome coincide. Quindi bene, 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 sono contento di aver fatto, diciamo, da tramite tra voi, carissimi amici, carissime amiche, e questo mio grandissimo amico che è Luca, di cui sono veramente fiero. Ecco. Bene, bene, bene. Ecco, Giovanni Melle scrive, bella persona, bravo, Mario Palmesi, grazie, salvo. Ecco, bene, sono... Non posso chiedere nient'altro, credo che una serata meglio di così sia impossibile. A questo punto vogliamo fare qualcosa di molto più, diciamo, sicuramente meno sentimentale, ma non meno interessante da sentire. Potremmo proprio chiudere, poi vabbè, ci rivediamo per salutarci. Che fa? Ascoltiamo Fuck Austerity? Che dici? Vorrei ricordare che questo brano ho avuto il piacere di registrarlo assieme, il videoclip, di registrarlo assieme alla Compagnia del Carnevale di Viareggio, che sono gli attori che vedrete all'interno del videoclip, una compagnia amabilmente gestita da Elodie Le Bigre, e che ringrazio appunto per la cura con cui poi è stato fatto questo video, sempre per la regia di Michele Cazza, prodotto da Stefano Florio per Buona Onda Etichetta Discografica. E non mi resta che augurare buona visione e Fuck Austerity. Fuck Austerity a tutti, e allora guardiamola e poi vabbè, ovviamente torniamo in studio per salutarci. Ecco qui allora, carissimi amici, Fuck Austerity di Luca Bassanese.
un Yakut Aburi in un zazza. Benvenuti nel circo dei furacconici professori della finanza. Ho visto gente senza lavoro, senza diritti e senza futuro. Ho visto troppo e ho visto poco, ma quanto basta per non stare a questo gioco? Sia maledetta ipocrisia, qui manca l'aria, non c'è poesia. Facciamo presto, amica mia, prima che questo tempo ammazzi l'allegria. Fuck austerity, cantiamo tutti in coro. Fuck austerity, cantiamo tutti in coro. Fuck austerity, la 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 la. Yakut Aburi nu, Yakut Aburi nu, zazza. Ora tutti i miei sogni, con gli interessi e senza inganni. Dice il proverbio, chi sbaglia paga, e non esiste nessuna scusa. Ora basta ipocrisia, qui manca l'aria, non c'è poesia. Facciamo presto, amica mia, prima che questo tempo ammazzi l'allegria. Fuck austerity, cantiamo tutti in coro. Fuck austerity, cantiamo tutti in coro. Fuck austerity. Gente senza lavoro, senza diritti, senza futuro. Cambiamo adesso, amica mia, prima che questo tempo ammazzi l'allegria. Prima che questo tempo ammazzi l'allegria. Yakut Aburi nu, Yakut Aburi nu, zazza. Fuck austerity, cantiamo tutti in coro. Fuck austerity, cantiamo tutti in coro. Fuck austerity. Insomma, credo che non potessimo usare un inno migliore per chiudere, anche perché, come dicevamo prima, stanno cercando di stuprare il titolo quinto della Costituzione, proprio perché in barba al popolo italiano devono andare avanti con questo discorso dell'austerità. Ecco, per quei pochissimi di quelli che ci guardano che non conoscono l'inglese, ecco, vogliamo dire cosa vuol dire fuck? È necessario? C'è qualcuno che non lo sa? Diciamo che è un'espressione molto, molto semplice, cioè il fanculo praticamente. Esatto. È molto diretta, è un linguaggio internazionale. Esatto, è il classico fanculo, però in inglese sembra quasi più carino, insomma, però il concetto è quello, quindi veramente lo diciamo a pieni polmoni, fuck austerity, e non solo austerity, ma anche tutti coloro soprattutto che hanno messo in piedi tutto questo gioco, questo trucco per giustificare l'austerity, ecco, questa è la cosa importante.
Bah, che dire, caspita, ma lo sai che sono passate quasi 2 ore? Ti dico onestamente, normalmente 2 ore è la durata delle puntate a tema fisso con diversi ospiti, mentre le interviste durano normalmente 40 minuti, un'ora, 1 ora e 10. Stavolta invece siamo... Abbiamo superato il record. Vedi che sono riuscito a fare un record. Sì, questo sì. Come... Sono riuscito ad essere il primo a suonare in diretta sul canale di Salvo, ma sono riuscito ad essere il primo a fare quasi 2 ore di intervista. Assolutamente, e devo dire che non sento la stanchezza, ci siamo... Almeno io mi sono divertito veramente tantissimo e quindi ti sono veramente molto, molto grato, Luca, perché mi hai dato questa opportunità di condividere con chi ci sta seguendo appunto le emozioni che derivano appunto dall'ascoltare dei brani belli, romantici, gioiosi, divertenti. Cioè, ne avevo ascoltati un bel po' tra quelli fatti live e quelli con i video da YouTube. Insomma, diciamo che ci siamo proprio sbizzarriti. Leggiamo ancora qualche commento. Allora, vediamo un po', Roberto Sdino dice: un abbrazon da tutta la Campania a Salvo e a Luca Bassanese. Giovanni Melle dice: ecco, Giovanni Melle dice: comunque mi ricorda molto Caparezza. Giancarlo Pezzano: a me sembra che arrivi dalla scuola di Rino Gaetano. Beh, questo se fossi io sarei onorato, non so. Penso che comunque chiunque di noi nel fare qualsiasi cosa in qualche maniera respiri del passato, no? Quindi siamo sempre il frutto del passato. Eh sì, è vero, è vero. Walter Del Grippo dice: buonasera a te Salvo e al tuo ospite, complimenti per la canzone sull'acqua, è veramente bella, complimenti veramente per la qualità delle tue agorà in rete. Va bene, come dico sempre, caro Walter, lo dico a te ma lo dico a tutti gli altri, la qualità delle trasmissioni che faccio è solo dovuta alle persone che decidono di regalarmi il loro tempo. Se fossi io qui da solo, alla fine ci annoieremmo tutti quanti. Invece, grazie al fatto che alcune persone accettano di investire una parte del loro tempo per venire su questo canale, a questo punto la qualità aumenta e io sono felice di offrirvela e di condividerla con voi. Ecco, quindi veramente grazie a voi, carissimi amici. Ecco, Italia Story dice: grazie Luca, grazie Salvo. Andrea Pezzolato dice: fuck system. Poi Andy Parker: no Giancarlo, Luca ha una sua personalità e non assomiglia a nessuno, solo a Luca Bassanese. Ecco, quindi vedi, ci sono anche diciamo degli scambi di opinioni. Beh, io comunque devo dire onestamente, concordo con Andy Parker, è chiaro che ognuno ha la sua personalità, però insomma, fare un accostamento prima a Fabrizio De André e poi a Rino Gaetano, insomma, non è che io mi offenderei se fossi al posto di Luca, onestamente. Che dici, Luca? No, assolutamente, assolutamente, va benissimo. Ma ripeto, appunto, essendo noi frutto comunque di ciò che è passato, è bene che comunque anche il presente che stiamo facendo adesso noi, che anche in questo presente noi teniamo conto che saremo comunque in qualche modo, come dire, dovremmo tenerci in mente la responsabilità nel futuro, no? Ecco, quindi se fossimo un po' più responsabili nel nostro presente, forse il futuro sarebbe, come dire, più luminoso. E penso che ad esempio questi personaggi che abbiamo appena citato, come Rino Gaetano, come De André, sono state delle persone che nel loro presente hanno tenuto come principio fondamentale il fatto di pensare a quello che sarebbe stato il futuro, no? E quello di cui parlavamo prima, no? scrivere e con responsabilità per raccontare una storia che non è quella che la gente si vuole sentire dire, ma per raccontare le esperienze che noi abbiamo vissuto, che sentiamo veramente importanti, e quindi trascriverle, riportarle, raccontarle, perché poi diventino comunque linfa vitale per un nuovo domani. Esatto, esatto. Bah, guarda, io posso dirti una cosa, non ho avuto purtroppo la fortuna di vedere mai dal vivo Fabrizio De André, e questo è un cruccio che ormai mi porterò nella tomba, visto che ormai purtroppo la vita terrena di Fabrizio è finita. Però ho avuto il privilegio di vedere le lacrime negli occhi di Beppe Grillo quando mi ricordava di Fabrizio De André. Quando eravamo sul camper per lo Tsunami Tour, ecco, io ho fatto una domanda, ho detto: senti Beppe, so che voi eravate grandi amici. E già, guarda, solo il fatto di averlo nominato ha cambiato espressione del volto, perché appunto proprio l'amicizia che c'era tra Beppe Grillo e Fabrizio De André era veramente un'amicizia forte. E quindi diciamo indirettamente un po' è come se l'avessi visto dal vivo, l'ho visto proprio negli occhi lucidi di Beppe, ecco, perché sicuramente il grande Faber è una persona che manca a tutti noi, anche se grazie appunto alla musica, all'arte che ci ha lasciato, in un certo senso è immortale
e tutti noi ce lo ricorderemo sempre, perché ha lasciato una traccia indelebile nell'arte italiana, ma nell'arte veramente a tutto tondo, perché De André non era solo un cantautore, un cantante, ma ha fatto anche delle cose che sono state patrimonio proprio dell'umanità, anche dal punto di vista della prosa. La Guerra di Piero non è che si ascolta solamente, si legge anche sui libri di antologia. Insomma, De André sicuramente è un pilastro portante del nostro paese. E quindi grazie Luca anche per avermi aiutato, insomma, a ricordare un personaggio così, così illustre e di cui sicuramente tutti noi italiani andiamo fieri. Beh, io a questo punto, se sei d'accordo, potremmo fare una cosa: anziché usare la mia solita sigla di chiusura, potremmo chiudere, potresti fare tu la sigla live, se ti va. Rispondi sì o no, eventualmente. Bene, hai detto perché no? Ok, perché no? Perché allora permettimi a questo punto di salutare il nostro sponsor, il partner di Salvo 5.0 con le comunicazioni satellitari Sitmar, Satellite Communications, www.sitmar.it. Grazie a Sitmar, Salvo 5.0 finalmente, ormai da un mesetto abbondante, è in grado di andare in onda a 720p, quindi praticamente in HD e in modo fluido, cosa che purtroppo non era possibile con la DSL. Ecco, se siete interessati ad avere informazioni, andate su www.sitmar.it. sappiate che nel caso in cui decideste di acquistare il kit satellitare e di sottoscrivere i servizi di Sitmar, dicendo "mi manda Salvo", avrete diritto a uno sconto di 100 euro più IVA, quindi 122 euro sull'acquisto del kit satellitare. Quindi un saluto e un ringraziamento a Sitmar per il servizio offerto. Luca, a questo punto, veramente ringraziandoti ancora una volta e abbracciandoti forte per questa partecipazione di stasera, ti dico a te la chiusura, la sigla finale di questa intervista di stasera. E veramente grazie, namaste. Grazie infinite per questa tua partecipazione. Scegli tu il brano, la durata, quello che vuoi. Quindi stasera chiudiamo con una sigla fatta dal vivo da Luca Bassanese, che ancora una volta ringrazio di aver accettato l'invito e di essere stato con noi per due ore praticamente. A te Luca, buona serata cari amici e tutti voi, e ci vediamo domani. Ti ho fatto la prima parte di Sognatori, concludiamo con la seconda parte di Sognatori, che dice così: e intanto i sognatori si sono dati appuntamento per la strada e danzano in versi di poesia, altro che violenza e così sia, perché il futuro lo cambia l'innocenza che mantiene la sua umana essenza, disarmante lo sguardo di un bambino, non la mano sporca d'assassino. Bum 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 batte il cuore, bum 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 fa rumore, perché il futuro lo cambia soltanto, lo cambia soltanto l'amore. Bum 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 batte il cuore, bum 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 fa rumore, perché il futuro lo cambia l'amore, che rivoluzione! Za 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 caramazza za, za 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 caramazza za, za 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 caramazza za, caramazza za za za, za 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 caramazza za, za 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 caramazza za, za 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 caramazza za, caramazza za za za, za 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 caramazza za, za 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 caramazza za, za 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 caramazza za, caramazza za za za, za 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 caramazza za, za 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 caramazza za, za 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 caramazza za, caramazza za za za. Bene. Grazie Luca, grazie per aver suonato live la sigla di chiusura. Grazie a te, grazie ai nostri spettatori e alle nostre spettatrici. Con voi ci vediamo domani con il Mi Scappa la diretta mattutino, come tutti i giorni, e con Luca spero prestissimo dal vivo, magari per un abbraccio fisico. E comunque magari, perché no, ripeteremo un incontro del genere se ti farà piacere. Ecco, magari con Cornacchione potremmo vederci in tre, se vuoi.
chi lo sa? Boh, pensaci. Che faremo una coppiata stranissima, eh? Siamo rimasti in tre. Come facevo il pezzo? No, io non me lo ricordo, quindi se la sai bene, ma non cercare una spalla in me, perché da questo punto di vista sono una frana, quindi... Va bene, Luca. Grazie di cuore, Salvo. Grazie a te, grazie a te, veramente. Un abbraccio. E vabbè, a questo punto dai, mandiamo la sigla così. Un abbraccio sostenibile, bravo, un abbraccio sostenibile. Eccolo qui, aspetta. Ecco qui, un abbraccio sostenibile. E ricordiamo ancora una volta, l'amore è sostenibile. L'ultimo album, l'ultimo CD di Luca Bassanese. Grazie a tutti voi, carissimi amici, veramente... vi sono molto grato dell'affetto che avete trasmesso a me e a Luca e ci vediamo molto presto. Ecco qui la sigla, giusto per avere uno stacco per chiudere. Luca, se vuoi resta un attimo, che così dopo la sigla ci salutiamo ancora un attimo. Ecco qui a voi la sigla, carissimi amici, buona serata, ciao.